sono destinate ad aumentare. E non va affatto meglio in montagna, sulle Alpi. Ecco il maestoso ghiacciaio dello Stelvio a Toagge, molto importante per l'approvvigionamento idrico. Dopo un inverno particolarmente parco di intense nevicate, in questi giorni lo zero termico si raggiunge solo ai 3.000 metri, così i ghiacciai sono a rischio. Il pianure è anche peggio, molti fiumi si trasformano in ruscelli, altri sono completamente aridi, sembra un deserto, solo sabbia, ghiaia, terra, come la Trebbia nel Piacentino, e c'è ancora tutta l'estate davanti. La siccità è ormai un problema strutturale, dobbiamo ottimizzare le risorse idriche a disposizione, accelerare nella lotta alla crisi climatica, dice Simona Salini di Greenpeace Italia. Anche proprio per le alte temperature c'è un desiderio di fuggire dalle città, forse prima del tempo, magari anche solo nel fine settimana. Comunque per quelli che hanno bisogno di prendere un aereo ci sono molti problemi, perché ci sono tante cancellazioni. Bisogna capire anche le ragioni di questa protesta, di questi scioperi. Vacanze che letteralmente non decollano. Non per chi in queste ore si è visto cancellare il proprio volo o è ancora in aeroporto in attesa di capire se potrà partire. La voglia di lasciarsi alle spalle l'acqua della nostra città nell'ultima fine settimana di giugno si è scontrata con lo sciopero delle compagnie low cost, 24 ore di stop degli equipaggi Ryanair, EasyJet e Volotea, che hanno fatto saltare centinaia di collegamenti in tutta Europa. Decine di voli saltati tra Milano Malpensa e Bergamo a Rosseglio, una trentina nel solo aeroporto fiorentino. La mobilitazione minaccia di compromettere la stagione turistica, tanto più che i sindacati hanno annunciato di voler proseguire con gli scioperi anche nel mese di luglio. I piloti assistenti di volo hanno scioperato per richiedere un aumento dei salari e il successo dello sciopero deve far capire all'azienda che ora è il momento di aprire un dialogo con i sindacati che rappresentano i lavoratori per cercare di trovare una soluzione a tutti questi problemi. Ryanair intanto l'impegno a garantire acqua a bordo per piloti e assistenti di volo. Una concessione, dicono Filt e Wilt, che suona quasi offensiva rispetto al problema. I passeggeri hanno diritto a un indennizzo fino a 600 euro o all'imbarco su un nuovo volo, ma ricordano le agenzie e i tour operatori.